Oh, ma di che già hai rotta? Ma ecco rotta, questa è tosta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non pensate come ha fatto il fagiolo che è esplosa la NXT, perché non è assolutamente così. Però ragazzi, dopo oltre 20 scariche, per la precisione 21 scariche, ho deciso di andare a fare la manutenzione alla mia NXT e ho deciso di mostrarvi effettivamente che usura ha un modello RTR. Vi ricordo il prezzo, 399,90€, macchina completa. Qui ci abbiamo messo un po' le mani, adesso vi faccio vedere tutto. Vi voglio far vedere come si usura, che usura ha avuto dopo 20 scariche in situazioni un po' diverse. Alcune situazioni belle, anche gloriose per questa NXT, dove gliel'ho dato tutto, la macchina andava alla grande. Altre situazioni dove il buon fagiolo l'ha tirata praticamente per l'aria, però l'abbiamo riportata a casa sana. Adesso Federico già si sta preoccupando perché si sta facendo i conti. Oddio, quanti danni ho fatto? Niente, sta tranquillo, né è successo niente. Non me l'aspettavo. Questa è la frase che mi sentite dire più spesso per quanto riguarda i modelli di casa Hobbitec. La sensazione è quello che provo veramente ogni volta che provo un loro modello. Ma non tanto per le sue prestazioni, ma per il rapporto qualità-prezzo. Perché di RTR ce ne sono altre di altri brand, come ecco. Lì troviamo la Kyosho MP9 e Evo V2. Tanti di voi la conoscono e io anche in diversi video sono andato a spiegare sia il potenziale di questo modello che soprattutto anche i punti deboli, perché ci sono i punti deboli. Il problema dove sorge? Sorge quando un utente intermedio che vuole approcciare al mondo del modellismo dice: voglio iniziare, voglio provare a divertirmi con una macchinina radiocomandata. Una volta uno poteva anche iniziare a divertirsi con il modellismo al piazzale dietro casa, c'era sempre qualche appassionato. Ormai ragazzi, se vogliamo vedere una macchinina radiocomandata a girare, è più facile trovarla in piste dedicate. Quindi se uno inizia, va in pista, quando approccia la pista si rende conto che il modello non è adatto e in alcuni casi con alcuni prodotti bisogna spendere delle cifre, alcune volte anche importanti, non tanto per rendere il modello performante, ma per renderlo robusto, che è quello che serve a un neofita, che deve imparare a fare destra o sinistra, deve imparare a fare un salto, deve imparare a fare tutto. Quindi è molto facile andare a danneggiare il modello, cambiare il pezzo, comprane un altro. Quanto speso, facevo prima a farmela in kit. Sono d'accordo con voi se ragioniamo in una maniera, ma se ragioniamo come ha fatto l'Hobbitec, che per imparare a capire come andare in pista, per imparare spendendo il meno possibile, questa è un'ottima scelta e io sono qui per dimostrarvelo. Lo sapete, noi ci mettiamo la faccia ragazzi, e per metterci la faccia io non posso dire che questa macchina è indistruttibile e poi al primo salto si rompe, ma come facciamo per tutti i modelli che rivendiamo qui alla DP Modellismo. Comunque, questa macchina dove è nata? È nata per divertirsi all'open day del gruppo iModel, dove vi ricordo che abbiamo messo a disposizione tutta una serie di modelli che ci ha offerto il gruppo iModel, a disposizione di chi? Di tutti quanti voi che volevate provare un modello radiocomandato su una pista. Da quell'evento riportata in officina sana, ci ho messo le mani, ci ho girato due volte in pista, io facendo ragazzi una volta 9 scariche e una volta 6 scariche con batterie sempre di casa Connect, quindi stessa famiglia. Dopodiché Federico ci ha fatto una gara, l'ha tirata per l'aria, ci si è divertito, ha tolto un po' di ruggine che, guardate ragazzi, era una cosa impressionante, non riusciva neanche a muovere le dita. Ci ho fatto anche io un'ultima manche e abbiamo portato a casa un bel risultatino. Non è tanto il terzo posto, ma come andava questo RTR. Oggi ho deciso di fare la manutenzione, più che altro perché domenica vorrei tanto andare a girare col mio modello da battaglia, il mio modello da divertimento, perché vi dico la verità, domenica ho forse qualche ora libera, mi porto tutta l'attrezzatura? No, 3 batterie cariche, un bel treno di gomme e mi diverto come un matto. Comunque, prima di partire avevamo già fatto degli interventi su questo modello. Il primo intervento è stato quello di cambiare il servocomando. Io qui ci ho montato un 31 kg della Connect, un servocomando di fascia intermedia con una bella potenza e una velocità discreta.
una squadretta in metallo. Ho cambiato il connettore dell'ESC utilizzando un XT90, che è lo stesso che è presente sulle batterie, non tanto perché il DINS non garantisce un eccellente passaggio di corrente, ma più che altro perché Airgas personalmente io lo do tanto e la motorizzazione l'ho messa proprio a dura prova, cioè veramente impressionante. Dopo di questo, ragazzi, logicamente siamo intervenuti sull'assetto, quindi oli ai differenziali, oli agli ammortizzatori, cambiata già la ventola perché si era rotta dopo la giornata dell'evento ai model. Voi potete immaginare, cioè, io ho visto macchinette fare cose al di fuori del comune, cioè proprio macchine tirate per l'aria, logicamente, perché uno non si aspetta la reazione che hanno. Quindi si era danneggiata una ventola, l'ho cambiata, pochi euro. Fatto questo, avevo voglia di provarla io veramente bene. Abbiamo cambiato gli oli ai tre differenziali, 10.000 all'anteriore, 15.000 al centrale e 5.000 al posteriore. Prima avevamo gli ammortizzatori originali, io al momento li ho sostituiti, ma non per una necessità o perché si erano danneggiati. Sapete quando dite la macchina va bene, mo che gli faccio, cioè voglio di fare qualcosa. Avevamo questi ammortizzatori che sono quelli upgrade, ho detto ok, proviamoli, non me ne pento assolutamente, vanno bene, sono leggermente meglio dell'originale e pensate che hanno un diametro di 15 mm e non 16 mm. Poi nella confezione di questi ammortizzatori comunque sia ci venivano già date tre molle sia per l'anteriore che tre molle per il posteriore. Da lì il modello ha solo girato. L'usura c'è, l'usura c'è, ma non è un'usura elevata. Il modello adesso lo vedete pulito, io vi ho lasciato le parti che vi volevo mostrare sporche. A livello di plastiche tutto normale, i giochi sono giusti, non c'è nulla di eccessivo, giusto qualche manina che ha preso un po' più di gioco, ma non è nulla di che. Poi se vogliamo fare i perfezionisti, ma non credo che i piloti che puntano a partecipare a breve al campionato mondiale vadano a girare con una NXT, quindi per chi si vuole divertire questi giochi sono pari a zero. L'usura delle parti metalliche è giustissima perché abbiamo girato su pista, molto abrasiva come Nitro RC Roma. Se io vi faccio vedere il telaio sia della mia VRC che della mia Kyosho, sono usurati praticamente come questo. E vi ricordo che qui non parliamo di Avional, parliamo di un bel metallo Ergal, come ci dice la casa madre Hobbitech. Cuscinetti girano bene, una bella pulita gli serve perché sentite come un po' grattano, quindi c'è un bisogno di una manutenzione completa. Non posso dire che ha un'usura precoce, ha un'usura giusta. E da dove lo vedo? Dai bicchierini dei differenziali, che adesso andremo ad aprire perché voglio far vedere poi lo stato dell'olio all'interno. Vedete, è usurato anche da questo lato, logicamente. Cuscinetti girano bene. Andiamo a vedere le spine dei semiassi o degli omocinetici anteriori. Le spine sono in perfetto stato, sia al posteriore che anche all'anteriore. Hanno un'usura lieve, ma sono perfette. Quindi il materiale dei bicchierini è leggermente più debole rispetto a quello dei cardani, delle spine. Ma è normale, ci abbiamo fatto più di 20 scariche con gas bello pesante. E che è usura? La vogliamo definire usura? Normale, come succede in qualsiasi modello da competizione. Per il centrale praticamente stessa cosa, anche stesso grado di usura. La corona è nuova, la corona del centrale è nuova, quindi questo vi dimostra anche che questo è un materiale di qualità, non è un metallo così tanto per. Posteriore idem, forse leggermente di più al posteriore, un po' più usurato. Un 5000 siete che l'ha sentito parecchio, ecco il bicchierino, questi sicuramente li andremo a cambiare perché io sono un perfezionista, lo sapete, la macchinetta mia è qual è, la devo tenere sempre a puntino. Motorizzazione, sto motore è impressionante, un 2200 kW cassa lunga con ESC da 100 A, vi ricordo, quindi non è che abbiamo 200-300 A, 100 A, finite le manche di gara, ogni singola manche di gara che finiva della durata di 10 minuti andavo a prendere la temperatura del motore ed eravamo sempre intorno ai 100 gradi, non bassissima però, vi ricordo, motore stock tirato a morte, pignone da 14, per scendere potrei mettere tranquillamente un 13, tanto a potenza a sufficienza, nessun problema per il motore. Il pignone bello usurato, ma non si è spaccato, quindi io lo vedo usurato. Il pignone costa meno di 10 euro. Svido, smonto e cambio. Se riguardiamo bene il modello,
c'è anche qualcos'altro che si è leggermente usurato, il bicchierino posteriore, ma poco, cioè vedete, è un'usura minima. La cosa bella è che io vorrei che chi era presente nelle giornate in cui ho provato questo modello, e so che alcuni di voi che mi seguono erano presenti, possano confermare quello che ho appena detto, cioè le performance di questo modello, come andava. E vi dico che certi ho proprio bastonati, ci sono rimasti male, perché dicevano ma in RTR, ma Bacco, io ho capito che te guidi bene, ma in RTR. E invece adesso un po' mi sono stancato di parlare, vado a smontare i tre differenziali e gli ammortizzatori e vi voglio far vedere lo stato dell'olio interno. Ci metto un attimo, grazie al mio avvitatore. Allora, pronti per il momento della verità? Come si saranno comportati? Ah, mi ero scordato del danno. Questo non è stata né colpa mia né colpa di Federico, ma è stata colpa di un pilota avversario che voleva mozzicare la mia NXT, ci ha strappato la carrozzeria, riparazione d'urgenza, ha funzionato. Partiamo dal posteriore. Si vede che ha lavorato, eh? Però l'olio c'è tutto, non ci sono state perdite. Gli ingranaggi sono in acciaio, quindi stiamo tranquilli per l'usura, come anche questo vale per le coppie coniche. Centrale, questo è un bel frullatino, c'ha pure un bel odore, mi ricorda, vabbè, lasciamo stare. All'anteriore, voilà, siamo praticamente uguali, ragazzi, anche a livello di quantità, riempiti a tappo, quindi noi non è che facciamo cose strane, riempiamo fino all'orlo. E queste sono le condizioni di questi tre differenziali, 21 scariche. Adesso già sono in grado di dirvi che setup fare su questo modello per andare a girare bene in praticamente tutte le piste. Quindi adesso andiamo ad aprire gli ammortizzatori. È arrivato il momento del caffè. Allora, questi ammortizzatori hanno di meno di 21 scariche, perché la giornata dell'Hobbitec, che è quella che ha subito più violenza, avevamo quelli originali. Ecco l'olio. Cioè, non è manco tanto sporco, guarda. Vabbè, questo è l'anteriore. Vediamo il posteriore. Uguale, leggermente sporco, e hanno girato anche abbastanza sulla polvere, perché la pista in questi giorni, ragazzi, con questo caldo è normale. Infatti, ecco, vedete l'ammortizzatore, la macchina nel frangente è stata pulita più di qualche volta, tutte le boccole stanno bene, guarda, pure i palloncini quelli loro, tutto a posto. Vabbè, NRTR 400 euro. Ultima cosa che vi voglio dire, che non mi ha fatto proprio impazzire, sono i cardani posteriori, perché vedete, con la posizione del drop delle sospensioni al massimo, portata al massimo, che è 120, vedete, ha toccato qui nella parte superiore. Questa non è una cosa che mi è piaciuta, però ci sono gli omocinetici posteriori che non costano neanche tanto, uniti ai bicchierini rinforzati. Vi parlo sempre da, non voglio dire professionista, perché sennò tanti di voi mi dicono non sono un pilota professionista, lo sono stato in passato, anzi un collaudatore a livello di professione. Ormai come pilota mi vado a divertire, ho sempre tantissimo agonismo, ma noi siamo professionisti per quanto riguarda la rivendita di modelli che riguardano il modellismo dinamico. Ormai il pilota è diventato un hobby, sia per me che per Federico, che proprio per lui. Lasciam perdere. Però mi piace, quindi qualche euro ce lo vado a spendere. Però di certo non ci vado a montare un servocomando da 150 euro, una combo da 300 euro. Questa è una macchina che uso per andarmi a divertire e soprattutto, come l'ho dimostrato, è anche ideale per fare delle gare amatoriali, delle gare per divertirsi. Poi se vogliamo la macchina da mondiale, non è questa, ragazzi, spendiamo altre cifre. Ci andiamo un attimino a vedere la Kyosho, possiamo partire con la MP9, dopo che poi avremo speso qualche migliaio di euro avremo un modello top di gamma da gara. Qui
è tutt'altra cosa. Ragazzi, dopo i test che ho fatto, sono stati tanti, diversi, vi posso dire cosa secondo me va cambiato sulla NXT Evo V2 per avere un modello non solo della domenica, un modello che vi permetta di effettuare le gare in tutta tranquillità. Poi nel momento in cui direte io quest'anno devo fare il mondiale, sicuramente prenderete un'altra strada, ma se volete iniziare ad andare in pista, volete iniziare a capire come funziona il modellismo a livello auto in pista e non sul piazzale, le cose da cambiare possono essere queste, possono, perché potete fare tutto a step, e la configurazione che vi vado a dire adesso serve proprio secondo me per arrivare al top con questa meccanica. Prima cosa in assoluto da cambiare, servocomando ragazzi. Il servocomando di serie ha gli ingranaggi in metallo, però ha poca potenza, poca reattività. Noterete subito la differenza appena cambiato. Seconda cosa, anche questa direi abbastanza importante, gomme. Voi direte è normale? Sì, però se vogliamo andare in pista le gomme originali non sono adatte. Se vogliamo andare a divertirci a fare due sgommate ad alta velocità, perché cammina proprio tanto sta macchina, sono perfette, ma per la pista non ci siamo. Ma quello vale per tutti i modelli RTR. Terza cosa, radiocomando. È normale cambiare il radiocomando sul modello RTR? Se avete in mente, come vi dicevo, di portare avanti questa vostra passione, vi consiglio subito di acquistare una radio di fascia intermedia, quindi spendere qualche euro per una cosa che vi porta avanti negli anni. Questa è una cosa importantissima. Per il resto non dovete cambiare nulla ragazzi, solo quello che si usura. Qualche piccolo consiglio che vi posso dare per quanto riguarda gli ammortizzatori: quelli originali vanno benissimo, c'è una piccola modifica da fare ai tappi degli ammortizzatori che ho notato dopo qualche test, non per quanto riguarda questi upgrade, ma per quelli originali basta abbassare questa misura di 4 decimi, quindi vi mettete su un piano con un po' di carta vetrata, è una cosa semplicissima. Vi sto dando dei consigli, dei trucchetti, come faccio sempre per quanto riguarda tutti i modelli, quindi non voglio che adesso inizi a dire ma guardi, è normale. Io vi dico i consigli ragazzi, se no non seguirete questo canale, anzi, visto che è un po' che non ve lo ricordo, iscrivetevi al canale, è gratis ragazzi. Io quando vado a vedere le statistiche di YouTube e vedo che oltre il 50% di voi non è iscritto al canale, io dico ma che vi costa? Neanche pagate ragazzi, e non siamo neanche pagati per farlo, perché tutto quello che vi mostro ve lo mostro perché ci credo in questi modelli, perché oltre a rivenderli e dire sono belli, li proviamo, perdiamo il tempo, denaro, prove, giornate, non vi dico cos'altro, ma lo facciamo per mostrarvi a tutti quanti voi come vanno questi modelli e soprattutto quello che comprate. Non iniziate a dire ah vabbè ma tu hai il negozio? Sì, di certo ho scelto questo di mestiere da fare nella mia vita con grande orgoglio e con grande passione, però cerco anche di portarvi dei contenuti che nessuno vi porta, soprattutto con la massima onestà e sincerità. Detto questo, assetto. Ammortizzatori ragazzi, originale, come esce? Smontate gli ammortizzatori, tirate fuori l'olio, modifichine ai tappi che vi ho detto e andate subito con olio 600. Per quanto riguarda i differenziali, vi do due strade. Su piste con poco grip potete fare 7000 all'anteriore, 10000 al centrale e 3000 al posteriore, che può diventare anche un 2000 se la pista è eccessivamente polverosa. Su piste con elevato grip 10000 anteriore, 15000 al centro e 5000 al posteriore. Io fino ad oggi l'ho portata così, macchina iper reattiva, però sinceramente andrò a ammorbidire perché il buon Federico l'ha tirata per l'aria, perché avendo tanta ruggine e poca sensibilità andava lì, spalancava, poi l'ho portata io e si è ricreduto. Per quanto riguarda le geometrie, recupero del camber l'ho portato tutto in alto, quindi che cosa serve questa regolazione? Serve che quando la macchina si va a schiacciare le ruote tendono a chiudersi, quindi ad avere un camber negativo, una campanatura negativa. L'ho portato tutto in alto, l'ho aumentato il più possibile perché come giravo io con il 5000 al posteriore avevo necessità di questo maggior, diciamo, di questa maggior tenuta. Dopo di questo ragazzi, io vi dico, se andiamo a scendere con gli oli differenziali possiamo anche scendere di posizione per quanto riguarda il recupero del camber, una posizione al massimo. Camber meno 2, negativo 2 di partenza, drop posteriore 120 mm, vanno benissimo e stiamo al limite. Quindi se siamo al limite e non vogliamo andare a ricontrollare sempre il drop,
partite da 118, perché tanto poi si consuma leggermente questa parte qui dove va in contatto il grano. Fagliela vedere qual è la parte che si va a usurare. Questa qui sul telaio, come per tutti i modelli, si usura e la misura scende. Quindi se non volete stare lì a fare sempre questa regolazione, fate 118, così il tempo che si usura un pochino, e poi stiamo al punto giusto. Ma manutenzione è fondamentale, ragazzi. Io vi devo dire queste cose perché poi tanti di voi dicono: ma ci ho girato 10 anni, mo mi tocca lì. È normale, va ricontrollato tutto. Cioè, noi tra una mancia e l'altra ricontrolliamo tutta la macchina. Un altro consiglio che vi do: questo leveraggio qui all'anteriore lo andiamo a cambiare. Per qualsiasi info vi ricordo che ci potete tranquillamente contattare sia tramite i nostri canali social che sia tramite tutti i nostri formati di contatto, quindi telefonicamente, WhatsApp, come volete, anche con il piccione viaggiatore. Noi siamo qui pronti a rispondervi. Anteriore, campanatura -1, quindi solo un grado a chiudere di campanatura. Convergenza aperta, fine uniball, inizio uniball, 39 mm. Questa è la misura che ho utilizzato di convergenza. Dovrebbe essere circa 2 gradi di apertura, molto calma, l'ho fatta molto calma. Il caster, quindi l'inclinazione dei bracci, ho messo uno spessore da 1 mm all'anteriore e tutti i restanti posteriori, quindi ho una macchina che mi inserisce molto facilmente e allo stesso tempo un po' strano come sensazione, come feedback di guida, ma mi chiude anche con questo poco caster. La campanatura ve l'ho detta, la convergenza ve l'ho detta, il drop all'anteriore 99 mm, quindi torniamo come modelli vecchi, quindi col drop corto 99 mm. Il drop si misura dal punto di attacco superiore dell'ammortizzatore dal centro al centro del punto di attacco inferiore. Questa misura è il drop ed è fondamentale, deve essere para su entrambi i bracci. Barre stabilizzatrici originali, non le ho cambiate, vorrò fare sicuramente qualche altra prova perché questo modello me lo porto avanti e sicuramente ci farò anche qualche altra gara, perché sapete, non è che l'elettrico mi piace tanto, ma così mi ha fatto innamorare. Io vi ho detto tutto. Regolazioni per quanto riguarda l'ESC 0, ancora dobbiamo intervenire lì. Quindi, come vi ho cercato di mostrare, questo è un modello dal basso costo che ha un enorme potenziale visto il prezzo che ha. Lo so che molte soluzioni non sono le ultime, le migliori, troviamo ancora il Siger sulle piastrine, però questo è un modello che pagate relativamente poco e vi permette di girare in pista in tutta serenità. Vi faccio vedere ancora, c'è del grasso, non abbiamo neanche messo il nostro di grasso qui, proprio a risparmio siamo andati, cioè, ma chi ha fatto sta macchinetta? L'abbiamo sempre fatta io. Te ci giri. Sì, vabbè. E dopo che vi ho fatto vedere lo stato attuale della mia NXT XR, vi voglio bene ragazzi, grazie perché ci seguite, grazie perché commentate questo video, grazie perché battete mi piace, ammazza quanti grazie. Adesso, grazie a voi, mi rimetto a fare la mia macchina, perché se non era per questo video io la tenevo così, andavo a giocare in tutta tranquillità, e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao.